Che dire, frettine e frettine, devo fare questa premessa prima ancora che inizi il video perché vi avverto che l'audio è un po' traballante e strano in questo video, non so perché, non so per come, ho veramente stragolato a fare questo video della Makeup Collection, spero apprezziate lo sforzo e godetevi questo scempio. Buongiornissimo caffè uccia latte di soia da Mondello, bentornate o benvenuti sul mio canale. Sigla! Ame, siamo tutte qua riunite nel sacro vincolo della Rullo di Tamburi Makeup Collection. Makeup Collection perché ha grandissima richiesta, raga, penso sia uno dei video più richiesti sul mio canale. Ed eccovi accontentati, ho cercato di sistemare al massimo Ame. In tutto ciò mi sto muovendo perché sono in piedi, ma sono un po' stanchina, infatti mi sa che rimarrò così un po' tagliata. E me l'avete chiesta in tantissimi, raga, cioè è incredibile quante persone vogliono vedere l'amount di trucchi che noi, beauty guru, regine di bellezza, abbiamo nei nostri armadi IKEA, qua, comunque, cheap and glamour, con gli armadi IKEA ma dentro con le cose Gucci. Raga, non avete capito, sono in piedi, tipo mezza in ginocchio, sto a morire. Non ho premesse da fare in realtà, raga, perché ovviamente è dal 2008 che ogni persona che fa la Makeup Collection qua sul tubo dice: fate calcolo che il mio lavoro, tanti trucchi. No, a me piace comprarmi trucchi, mi piace spendere soldi per i trucchi e ne ho tanti, a prescindere dal fatto che le aziende mi mandino i prodotti. Anche senza i loro prodotti sarei zeppa, perché spendo tutti i miei soldi in makeup e vestiti. E my money, my rules. Quindi, no premesse e ho sistemato più che potevo, raga. Fate calcolo che l'unica cosa che non faccio mai sul mio canale, non mi fa credo di non farvela neanche mai vedere, sono i decluttering. Perché effettivamente, raga, di decluttering ne faccio tipo uno ogni 2 settimane. Perché I love makeup, I love everything about makeup, ma non voglio le mie cassettiere overload of product che so per certo che io non utilizzerò mai nella mia vita, quindi molte cose le scarto, prodotti, qua ci sono sacchetti di roba, vabbè questi non ve li faccio vedere, però ci sono sacchetti di roba che scarto, che do ai miei amici, alle mie amiche, alle colleghe di mia madre, insomma, alla mia famiglia in generale. Raga, scusate se ho il fiatone, ma sono in piedi in questa posizione, ve l'ho già detto mille volte, e credo possiamo incominciare. Voi che dite, amiche a casa? Ok, raga, questa è la mia situazione makeup collection, un po' così. Abbiamo mobili dell'IKEA, anzi dell'IKEA, compro un gatto view e abbiamo Malm e Alex e sono pazzesche per contenere makeup, lo sappiamo benissimo tutti perché le hanno tutti. E poi qua abbiamo la mia scrivania Where All the Magic Happens con il mio sfondo per registrare in video. Qua abbiamo la sezione dedicata ai miei setting spray. Il mio preferito del momento è questo qua di Ofra, che non si vedrà mai, che si chiama Makeup Fixer. L'ho preso a LA. Mi piace un botto anche quello di Morphe. Questo è quello in collaborazione con Jeffree Star, ma in ogni caso anche quello classico nero. Abbiamo quello di Anastasia Beverly Hills Cosmetics. Il dewy set molto molto valido. Poi abbiamo quelli che devo ancora aprire, buttati qua un po' così, il Fix Plus al cocco di MAC. Abbiamo quello di Fenty Beauty, il What It Do, che ancora devo provare. Poi abbiamo questo qua di Astra, che si chiama Ritual Fixing Spray, molto molto valido. Secondo me dovrebbero fare una versione un po' più grande, perché è molto molto buono. Poi abbiamo questo di Tatcha e, raga, boh, The Satin Skin Mist. Costa veramente tanto. E secondo me è un po' overpriced per quello che poi effettivamente fa, quindi non lo so, non so se lo ricomprerei, però she's bougie, ma questo non giustifica il fatto che secondo me non è nulla di che. Qua invece, raga, abbiamo cose a caso, tipo acque profumate di Bath & Body Works, abbiamo cose di Kelly Skin che devo ancora aprire, abbiamo la mia Miss Trusty di Backup di La Mer, abbiamo Fresh, insomma tutte cose che devo aprire, salviette igienizzanti per le superfici, insomma di tutto e un po', mousse autoabbronzante con guanto, insomma questa è proprio la parte un po' più inutile della mia makeup collection, pennelli sporchi da pulire, salviette struccanti, salviette un po' così, cipollino
ciprie che tengo qua, che quelle sono le mie ciprie di Touch Up, quella di Gucci e quella di La Mer. Qua abbiamo alcuni qua abbiamo pennelli, raga, che devo pulire, orrendi, ma... E qua abbiamo innanzitutto una scatola dove io scelgo il make-up prima di truccarmi, prendo dalla Make-up Collection, metto qua e via, così non mi devo alzare 300 volte. Dopodiché qua abbiamo un asciugamanino così random con un piegaciglia, la mia spugna del momento, un kabuki che porto in giro con me per fare touch up e poi abbiamo balsami labbra a go go, abbiamo quello nuovo di Givenchy, molto buono, mi piace un sacco questo, raga, non so perché qua, ma è veramente troppo strong e non so se fa bene con le labbra con il filler già. Super Fluid, questo è un lip balm buonissimo, tipo un olio solido. Abbiamo poi quello di Marc Jacobs, raga, questo è ottimo. Questo qua che voglio finire, che non mi fa impazzire, l'avevo messo nei bocci nel canale di Ele. E poi questo qua di Mulac, raga, che lasciamo perdere, cioè. Guardate un po', vedete un po' voi. Qua sopra a me c'è una purpurria di lipstick. In realtà non li uso molto, a parte questi 5 qua che li tengo fuori apposta perché sono quelli che uso letteralmente sempre. Il resto non è che li utilizzo tanto. Infatti abbiamo gli Stan Lip Paint di Fenty e penso di avere tutti i colori. Abbiamo appunto quello fucsia, quello nero, quello nude freddo, ma veramente li uso pochissimo anche perché non mi fanno impazzire i colori, almeno i nude. Questo per me è troppo freddo, questo è troppo marrone, questo è troppo chiaro. Quindi insomma è un po' una situazione così, ragazze, anche se la formula è super super ottima, quello che paradossalmente utilizzo di più è quello lì rosso. Abbiamo un po' di gloss di Jeffrey che avevo preso in... Eccoci qua, via. In realtà quelli che utilizzo di più sono tipo questi qua, questa cerchia qua, che sono appunto il mio balsamo labbra di Pat McGrath, che come potete vedere, raga, è letteralmente finito e lo adoro. Abbiamo poi il mio rossetto preferito di Gucci Beauty, che è Goldie Red. Nel finish, voilà. E fate calcolo, raga, che questo è di backup e tutta l'estate scorsa non utilizzavo altro che questo lipstick. Poi abbiamo il mio amatissimo rossetto sheer di YSL, che come potete vedere, raga, è letteralmente... Raga, quanto è difficile girare la Makeup Collection. Finito, raga, ma lo amo. E questa è la colorazione 86, se non mi sbaglio. E poi, raga, New Entries Lip Shine di Fenty Beauty nella colorazione Bubble Rum. È un rossetto sheer marrone con all'interno delle perle dorate, molto molto bello, raga, bellissimo. Questo non è il colore, è super sheer, quindi diventa un nude pazzesco, super idratante, mi piace un casino questa formula di rossetti. Top. Poi vabbè, raga, qua c'è un setting spray vuoto di MAC personalizzato con scritto Ale Hilton quando feci il full face di tester da MAC. Un olio illuminante di Sol de Janeiro e questo lo adoro, il Copacabana Bronze Glow Oil, molto molto valido, a me ottimo. Poi abbiamo una scrub di Jeffrey, non si sa mai, raga, che abbiamo. Questo qua è nello Watermelon Lip Scrub, ottimo. E poi qua ci sono tre rossettini di Gucci Beauty che ho dovuto utilizzare per lavoro. Sapete che io collaboro con Gucci Beauty e questi qua sono rossetti in esclusiva su Sephora. Perché se non lo sapete, Gucci Beauty è ufficialmente arrivato da Sephora Italia, per adesso online. Poi più avanti, stay tuned, amen. Muoviamoci un po' più in alto e qua abbiamo il premio del Brow Glamping seconde classificate, raga, vabbè, un ricordo super super carino con Benefit quando siamo andate appunto al glamping con loro l'anno scorso. Poi abbiamo in display il PR Box che mi ha inviato Gucci con tutti i rossetti, io felicissima. E poi, raga, salendo abbiamo il Silver Button che si congratula con la sottoscritta per aver passato i 100.000 iscritti. Io super super proud di questo riconoscimento. E qua una foto, questa è la foto che ho fatto al party di Anastasia Beverly Hills a Los Angeles l'anno scorso assieme alle ragazze. Perché appunto, per chi non lo sapesse, l'anno scorso ero a Los Angeles io, Eleonora, Loretta, Deborah e Melissa e abbiamo girato The Beauty House. Siamo delle reality star ormai, capito? Quindi insomma un po' così e adoro questa foto. E adesso andiamo sulla malm perché c'è un po' di cianfrusaglie, tipo ad esempio questi body lava di Fenty,
l'illuminante corpo di Huda che è molto metallico rispetto a quelli di Fenty che sono super glitterati, una cipria glitterata di Too Faced, un altro PR pack di Gucci. E qua sopra abbiamo un ritratto bellissimo che voi non vedrete mai con le ring light che mi fece la Lewy per un mio compleanno, come regalo di mio compleanno, e adoro, l'ho appeso perché è bellissimo e poi vabbè è super importante perché me l'ha fatto la Lewy, quindi adoro. E qua abbiamo dei rossetti di Kylie che mi hanno regalato per il mio compleanno sempre le mie amiche, il gingerbread. Poi vabbè, qua c'è una lampada, raga, che volevo usare come background per i video, ma non ha funzionato. E poi qua c'è uno dei miei profumi, l'Imperatrice di D&G, che è un profumo buonissimo, raga. E questo qua è veramente dolce, fruttato, ottimo, 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 super estivo. Qua, raga, abbiamo una candela di Bath & Body Works, penso la mia preferita del brand, con sopra dei balsami lavora di Hello Body. Uno specchio di Jeffrey. Qua invece ci sono delle foto che mi ha gentilmente omaggiato Sephora e adoro, sono bellissime. Delle PR Box, le labbra di Huda. E poi, raga, c'è questo quadro pazzesco fatto da Benefit. Io ci ho fatto le sopracciglia decorate sopra, bellissimo. Poi qua c'è un cupcake super cute con dentro prodotti, tester, campioncini, eccetera. Ed era un PR pack di Benefit. E per finire, ultimo, ma assolutamente non per importanza, una foto mia. Una foto mia e delle ragazze. E questa, raga, è una foto che abbiamo fatto prima di partire per Los Angeles, io e le ragazze di The Beauty House. Mancava Loretta perché lei era già in America. E qua eravamo a Roma, a casa di Ele, che aspettavamo il van che ci venisse a prendere per andare all'aeroporto a prendere l'aereo, quindi un bellissimo ricordo fatto con questa Polaroid, anche se vabbè io un po' così, non ci importa, un bellissimo ricordo, quindi merita un posto sopra la mia makeup collection, assolutamente. E ora ragazze, dopo aver visto quello che c'è sopra la mia makeup collection, iniziamo a vedere i cassetti e partiamo ovviamente dalla Alex. Apriamo le danze del nostro primo cassetto IKEA e come potete vedere la nostra Alex e come potete vedere abbiamo tutta la mia Foundation Heaven. Quindi tutti i fondotinta che ho aperto, provato, amato, odiato, insomma sono tutti qua dentro. Sicuramente uno dei miei ultimi prefe è la CC Cream di IT Cosmetics Matte con SPF 40. Ve l'ho già fatta vedere nelle stories, molto molto valida, sottile, perfetta per la pelle mista grassa, ha una durata molto valida, mi piace un sacco perché non si sente sulla pelle ed è perfetto per tutti i giorni, specialmente in estate per le mie amiche, con eccessivo sebo sul viso, ottima. Poi vabbè raga, c'è anche la versione classica Ame e questa addirittura l'SPF 50, quindi ottimo. Abbiamo anche Glorie Invernali di quest'anno, il YSL All Hour Foundation, un fondotinta full coverage molto molto valido di YSL, mi è piaciuto un sacco per tutto l'inizio anno, ottimo. Un altro fondotinta che mi sta piacendo molto ultimamente per l'estate è il Pat McGrath Labs, lo Skin Fetish Sublime Perfector, e questo qua lo sto mischiando per avere un pizzico di secchezza in più per la mia pelle grassa con questo fondo di By Terry Hyaluronic Hydra Foundation SPF 30, anche se secondo me questo è un fondotinta molto più per pelli miste e miste grasse perché è molto secco, raga, quindi sto adorando questa combo Pat e By Terry. Qua sotto abbiamo i miei amatissimi Fenty Beauty di tre colorazioni super chiara, quando voglio fare la finta abbronzata, quando sono abbronzata veramente. Fondo di KVD Vegan Beauty, molto valido, questo l'ho utilizzato per tutto The Beauty House, molto molto buono. Poi qua abbiamo Make Up Forever, Born This Way Too Faced, Make Up Forever, abbiamo L'Oreal Infallible, abbiamo la Mer, Astra, Natasha Denona, insomma un po' di tutto, Hourglass, insomma chi più ne ha più ne metta, Anastasia, Zoeva, Morphe, insomma questo è il mio Foundation Heaven. Secondo cassetto, non poteva che essere un cassetto dedicato ai tutti i miei correttori. Abbiamo innanzitutto i miei preferiti del momento che sono il correttore di Pat McGrath Labs. Quello di Pat McGrath Labs è sicuramente il mio correttore del momento, pazzesco, sottile e super coprente. Poi sotto cosa abbiamo? Questo raga che l'ho mangiato, il Boing Concealer di Benefit. Abbiamo il mio amatissimo correttore di Astra, questo che devo ancora capire se mi piace o meno, un altro correttore di Astra, questo qua è quello di L'Oreal More Than Concealer e questo è il preferito della Margot, me l'ha omaggiato gentilissimamente Eleonora.
delle di Amore If You're Watching. Poi qua abbiamo tutte le nostre colorazioni Nabla, abbiamo i nostri correttori di Fenty, sotto abbiamo quelli di Mulac per il color correcting, abbiamo qua quello di MAC che effettivamente l'ho preso ma non lo sto usando tantissimo, questo che è un altro di quei correttori che ho mangiato tantissimo, altre colorazioni di Nabla, qua abbiamo Shape Tape di Tarte, un po' pentita di averlo preso di questo colore perché ho cannato, è troppo chiaro, correttori di Jeffrey molto validi, ma se state cercando qualcosa di non super full coverage, questo qua, il cancelletà di Maybelline, buono, carino, ma boh, cioè nel senso sì è valido, ma per l'hype che avevo mi aspettavo qualcosa di più. Abbiamo un altro color correction di Charlotte Tilbury, arancionissimo, che non ho provato molto, devo essere onesta. Abbiamo i miei amatissimi correttori di Huda, Make Up Forever, Born to Glow, un altro Huda Beauty. E poi là dietro c'è un set di prodotti in stick di Fenty Beauty che non so perché sia là, però in ogni caso eccolo qua. E raga, tutte queste cose, anche il portaposate, l'ho preso all'IKEA, quindi insomma un po' così, tutto quello che vedete è reperibile all'IKEA. Terzo cassetto, amiche, ed è altra complexion, abbiamo Cipri, mica Cipri e primer. Iniziamo dai primer, sicuramente uno dei miei preferiti, il Double Tensor di Sisley. Abbiamo una novità di Superfluid, abbiamo questo qua che pensavo di usarlo tantissimo, in realtà poi non l'ho più usato, ed è quello, la Gloss, il Glue Primer, il Gripping Primer di CoverFX. Questo qua che sto rivalutando tantissimo di Pat McGrath Labs, lo Skin Fetish. Ottimo, ottimo, ottimo per le pelli grasse miste. Abbiamo il mio amatissimo primer di Bobbi Brown, il Vitamin. Il Vitamin Enrich Face Base, che adoro. La mia ama, penso questo sia il mio primer preferito della vita. Il Dopo Barba della Nivea, raga. Pazzesco. Ottimo primer per le pelli grasse che vogliono far durare il fondotinta un sacco di ore. Abbiamo i miei farsali, che sono molto, molto buoni. E poi abbiamo qua un primer di Ulen Erifem, il Banana Bright Face Primer, quello di Milk che non mi ha fatto impazzire, devo essere onesta. Insomma, un po' così questi. Ah, vabbè, poi abbiamo un classicone, ame, classicone primer di Tatcha, la Silk Canvas. Questo, raga, veramente è fenomenale. Eccolo qua, raga, per farvi capire quanto io ami questo primer. Passiamo alle ciprie, abbiamo questa qua che ancora devo ammettere che la devo usare, della cipria per il contorno occhi di Pat McGrath, me l'hanno mandata in concomitanza dell'uscita del correttore, le mie ciprie di Jeffrey che ho utilizzato tutta l'estate scorsa, le adoro perché sono super sottili, il fondotinta in polvere MAC Studio Fix, penso che questo sia il prodotto cosmetico che ho più comprato in assoluto, press powder di Nabla, ottima, ottima se volete qualcosa di navigante, abbiamo la cipria in polvere libera di Astra, questa molto molto valida, raga, ottima. Una cipria in polvere libera di Gucci Beauty, che adesso ovviamente non uscirà mai dalla dust bag, ma l'avete vista prima. Guardate il pack quanto è sublime, adoro. Poi, cipria che sto utilizzando più in questo momento, Make Up Forever Translucent Powder, ottima. Cipria di Shiseido mi sta piacendo tanto quanto la Astra, molto molto valida. E poi sotto abbiamo quella di Cimatti, molto molto valida per fare baking e tutte quelle situazioni di circo levigante, ottime. La mia cipria preferita in assoluto, che è la Easy Bake di Huda Beauty. Huda Beauty, raga, è una cipria strong, pesantuzza, ma ottima, ottima, ottima. Se volete qualcosa di super levigante, vi fa veramente la pelle di plastica. E poi vabbè raga, altri cerchi, Pat McGrath, questa qua è quella illuminante di Jaclyn Hill, un'altra press powder di Nabla, Beauty Bakery, presa a Los Angeles, questo secchio di Anastasia Beverly Hills, e poi per finire la mia cipria di La Mer che non mi fa impazzire, I'ma be honest with you. Quarto cassetto, sicuramente l'antifona cambia perché comunque situazione dedicata agli occhi. Iniziamo dagli eyeliner colorati. Ah, ma qua abbiamo anche un eyeliner glitterato di Urban Decay. Adoro, adoro, adoro. Abbiamo Fenty Beauty e
E devo ammettere che queste solo alcune colorazioni sono veramente, veramente valide. NYX ho tenuto quelle che ancora non si sono seccate. E ammetto che forse i migliori sono i Dazzle Liner di Nabla, raga. Molto, molto validi se state cercando degli eyeliner colorati. Qui invece abbiamo tutti i miei eyeliner neri, infatti non si capisce niente. Anche marroni, quello di Benefit. Il Banana Beauty, che è uno dei miei eyeliner preferiti del momento. Abbiamo l'eyeliner bianco di Ah, ma questo è un eyeliner colorato assieme a questo. Che in realtà questi sono i liner di Super Fluid che devo ancora provare, però li ho già messi qua perché adoro gli eyeliner colorati, quindi sicuramente li andrò a utilizzare. Abbiamo anche quello blu, ma questo va qua, è un'altra storia. E qua abbiamo veramente tutti i miei eyeliner neri, quindi abbiamo House Labs, eccolo qua, Huda, questo qua è il Beauty Bakery, NYX, insomma raga, tutto un po'. E poi raga abbiamo gli eyeliner colorati di Norvina che non sono miei ma della Lewy, quindi quando vuoi amo, vieniteli a riprendere, chissà. Situazione dedicata alle sopracciglia, abbiamo il mio trusty trusty prodotto di Anastasia Beverly Hills, il D-Brow Gel, il mio amatissimo Brow Setter di Benefit che adoro, matite su matite di Benefit, gel fissante di Anastasia Beverly Hills Cosmetics, matita sopracciglia Gucci Beauty che sto utilizzando e non mi sta dispiacendo, metti a fuoco zucchero, eccola qua, molto molto valida, e là abbiamo delle pomate raga. Che voi non vedrete mai, ma sapete che non le sto praticamente utilizzando mai. Qua invece abbiamo tutte le mie matite occhi. Abbiamo una matita labbra di Jeffrey, per il semplice fatto che quella nera la volevo utilizzare come matita occhi. Vabbè, questo è uno dei miei ultimi acquisti, una matita di Shiseido che non sto utilizzando. Poi abbiamo le nuovissime di Nabla. Raga, qua veramente c'è di tutto e un po'. Abbiamo NYX. Abbiamo Benefit, raga, di tutto, Pat McGrath, no, questa è NYX, scherzavo, dov'è quella? Astra, poi abbiamo questa che devo ancora aprire di Nabla, che è quella nera, l'ultima arrivata, poi abbiamo sempre Nabla, insomma, raga, veramente di tutto, ho anche quella di Pat McGrath da qualche parte, eccola qua, ma insomma, raga, matite di qualsiasi colore possibile, immaginabile di qualsiasi brand. E poi, ragazzi, ci spostiamo verso i mascara. Abbiamo il mio trusty del momento, Gucci Beauty, che mi sta piacendo un sacco perché pettina, allunga ed ha leggero volume e a me piace un sacco. Poi abbiamo il My Toy Boy di Diego Dalla Palma, che mi sta piacendo un sacco. Questo qua di MAC, che non si vede ma è di MAC. Alcuni mascara, questo di Honest Beauty, che è il brand di Jessica Alba. Charlotte Tilbury, anche questo è molto molto buono, bello volumizzante. Un altro mascara super buono appena uscito, raga, è Lash Freak di Urban Decay, anche questo super allungante, super nero, bellissimo, pettina bene le ciglia e le divide. Abbiamo Banana Beauty, abbiamo Fenty, insomma di tutto un po' anche qua. E poi qua dietro abbiamo un mini mascara da viaggio di KVD Vegan Beauty e buono! Qua si può concludere la sezione dedicata un po' agli occhi, un po' questa situazione un po' così. Proseguiamo con gli occhi, raga, e qua c'è il mio cassetto dedicato alle false lashes. Lo sapete, raga, I'm all about false lashes. I love them so much. Ora ne sto un pochino trascurando perché ho scoperto la laminazione ciglia, mi danno proprio quel toccottin super fresca, anche se devo ammettere che le utilizzo comunque, anche se ogni tanto. È ultimamente, diciamo, la situazione che sto utilizzando un pochino più le mie ciglia da quando ho fatto la laminazione, in ogni caso, raga. Qua c'è un casino, le mie preferite, le Can't Be Tamed di Velour Lashes, il mio ultimo acquisto da Primark, queste sono le mie ciglia preferite del momento prese da Primark di Sosu, che voi non riuscirete mai a vedere, vero? Primark 4 euro, bellissime, raga, allungano, non sono particolarmente folte, non sono veramente low profile per me queste ciglia. Eccole qua, bellissime. Abbiamo le Mulac, le Freak of Nature, queste sono super super top. Abbiamo appunto un backup delle Freak of Nature di Mulac sempre. Poi abbiamo ciuffetti, questi non mi fanno molto impazzire perché sono dei ciuffetti molto molto grossi. Altri ciuffetti là in fondo, altre ciglia. Là abbiamo un kit di Lily Lashes, raga, adesso ve lo faccio vedere, bellissimo. E questo è super drama, infatti si chiama Drama Queen. E guardate la foto promo dietro. Stupenda, ragazzi, stupenda. Beata fra le gay, lei, adoro. Pazzesca.
E questo appunto è. Vabbè, sono sparite molto bene. Ce n'erano un paio super drammatiche, mi sa che se le prese la Lewi. Poi qua abbiamo quelle in alto sono le sue extra Mykonos. Abbiamo le Carmel che le adoro, raga, ma sono giganti. Cioè, non so, cioè guardate quanto è con il mio dito, raga, sono enormi. E questo è un kit pazzesco per chi ama le ciglia super drammatiche. Qua in questa situazione un po' ragazzina fresca, senza impegno proprio. Abbiamo delle ciglia di Huda, le Hoodie Morta. Molto molto carine anche loro, devo ancora utilizzarle. Poi vabbè ragazzi, c'è veramente di tutto e di più. Poi abbiamo le Glammy Lashes di Cosmo Fai che sono molto molto valide. Anche queste super super drammatiche come piacciono a me. Devo ammettere che sono due ciglia di Glammy Lashes di Cosmo Fai attaccate. E poi raga con queste che non sono di Velour, ma le ho messe in un pack delle ciglia Velour, ma sono raga abnormi. E queste qua le avevo prese in un kit di Amazon e boh. Chissà se mi verrà mai lo scribizzo di utilizzarle, ma sono gigantesche. Adoro. Arizona Lashes, raga, ciglia molto valide che potete trovare su Amazon. Arizona Lashes, questo brand me l'ha fatto scoprire Loretta e lei usa solo queste ciglia, almeno al tempo quando me lo disse. E sono delle ciglia molto molto valide, ci sono sia super naturali che super drama, quindi raga ce n'è per tutti i gusti e costano veramente poco, tipo 12 euro a paio. E nulla, qua abbiamo veramente Lashes Heaven che adoro e qua ci sono in realtà ne ho altre in un altro cassetto, vabbè, poi vedrete dopo. E ci siamo, raga. Qua abbiamo il cassetto dedicato ai prodotti labbra che più utilizzo. Eccoli qua. Qua ci sono i miei gloss. Voi sapete che io sono un amante dei gloss. Abbiamo gli ultimi di Nabla, gli Nabla Shine Theory. Questa è la mia colorazione preferita dei nuovi gloss che è Toxic Love, raga. Abbiamo questo qua di Dior che, raga, a vederlo dal pack, quanto è bello. Una volta messo, raga, non si vede nulla di tutto ciò se non alcuni glitter azzurri. Infatti un po' mi sento, non lo so, non è che mi fa impazzire questo gloss. Poi abbiamo MAC, questo, raga, che ho utilizzato tantissimo, che è un gloss in stick, ve lo faccio vedere, di Kaja. Eccolo qua, raga, voi schiacciate la pennina e esce fuori il gloss in stick. È super lucido, super bello, lo adoro. Spero che questo brand arrivi anche in Italia perché mi piacciono un sacco questi prodotti labbra. E poi vabbè raga, qua abbiamo di tutto, un po' Too Faced, sempre Nabla, MAC, Florence by... stavo dicendo Florence and the Machines, raga, vabbè, Florence by Mills, Dior, KKW, questo gloss è pazzesco, raga, bellissimo. Anche qua raga, Nabla, Artist Couture, poi abbiamo House Laboratories, Natasha Denona, bellissimi gloss di Natasha Denona. Poi raga, ho questo gloss di Kevin O'Quinn con i riflessi azzurri e ho scoperto che è in esclusiva da Douglas Kevin O'Quinn, quindi sappiatelo. Poi ho questo gloss super particolare di Lotti London, che era una collezione limitata. Raga, ma quanto è bello! Ammetto che è molto scomodo da portare perché i glitter, come vedete, sono molto chunky, però per una situazione particolare è pazzesco. Questo che è un cimelio, raga, Urban Decay, non penso esista neanche più. Questo è un gloss che si chiamava tipo il colore Liar, ma è un nude stupench, molto molto bello, credo sia fuori produzione, infatti lo so, usando con il contagocce perché è molto molto bello questo gloss. Poi abbiamo un gloss di Hourglass che non mi piace l'odore, raga, non so se lo sapete, non so se ve l'ho mai detto, ma a me i prodotti che sanno di menta non mi piacciono per niente, a parte il dentifricio, quella è l'unica cosa che riesco a utilizzare alla menta perché quello, vabbè, mi piace, però per il resto, raga, prodotti alla menta, skincare, profumi, prodotti tipo lip gloss, non ce la faccio, questo è molto mentolato, quindi vabbè. Abbiamo appunto i miei Jeffreys, abbiamo i miei Sephora, sapete che questa formula della sete liquidi di Sephora io vado matta. Abbiamo anche delle matite labbra, io uso pochissimo le matite labbra, questa è una matita labbra di Sephora e di Pat McGrath, molto molto valide raga. Poi cosa abbiamo qua? Due rossetti di Neve, molto molto belli. Makeup Delight per Cosmify, raga, questi sono i miei soliti colori. Abbiamo Honest Beauty matitone lucido, questo qua che è di Dose of Color, molto molto, questo raga è bellissimo. Eccolo qua, è un nude super super bello, si chiama Cinnamon Swirl, non so se c'è ancora, comunque molto molto bello, è un nude marroncino caldo top. Lì abbiamo i miei rossetti Pat, i miei rossetti KKW, alcuni rossettini Nabla, Fenty, Glossier,
Banana Beauty. Questo rossetto di Banana Beauty è molto molto valido, raga. Ho messo il flash dell'iPhone perché le luci lì non arrivano. Un rossetto di Dior che, devo essere onesta, non mi ha fatto impazzire perché è tipo una tinta labbra, ma va via super patchy, un po' così. Abbiamo una novità, Charlotte Tilbury, che sapete arriva a settembre in Italia. Questo è Pillow Talk, devo ancora utilizzarlo, ma la formula l'ho provata in casa così velocemente, molto molto morbido e confortevole. E questo è il mio cassetto dei rossetti, che in realtà utilizzo una daily basis, quindi quando cerco un rossetto veloce da mettere, so che qua ho i miei colori sicuri della mia safe, that I wanna play safe, guys. Quindi insomma li ho suddivisi perché poi c'è un altro cassetto per i rossetti. E poi, raga, ultimo cassetto pieno, Alex, perché poi quei due lì sono vuoti, devo ancora capire come arrangiarli. Ultimo cassetto, e raga, tenetevi forti. Eccoci qua. Questo è proprio tutto Gucci Beauty Heaven. Abbiamo appunto PR boxes là in fondo, scatoline con altre colorazioni di prodotti che già sto utilizzando, PR box del mascara e poi qua abbiamo tutti i rossetti che c'erano appunto nella PR box che vi ho fatto vedere sopra. E raga, questa è la mia formula preferita di Gucci, che è la formula Voil, ed è uno sheer lipstick, quindi è una coprenza modulabile, molto molto valida. Poi abbiamo i balsami, che sono nel pack azzurro e ci sono colorati. Questo è quello che utilizzo io, che vi dico, è il numero 4, Penelope Plum, ed è molto bello sulle labbra, super idratante, ed è un plum, come vedete, che poi sulle labbra diventa proprio colore delle labbra, colore della rosa. E appunto balsami labbra, poi abbiamo alcuni opachi. E poi abbiamo le texture classiche, che sono appunto le texture, come si chiamano? Questo è Satin, la texture Satin, che è la texture classica, pigmentata, subito one swipe, buonissima. Alex, ufficialmente terminata, qua è successo un macello e ora passiamo alla nostra Malm e apriamo il primo cassetto. E questo è un cassetto tutto dedicato a blush e bronzer. Qua ci sono tutti i miei bronzer, qua ci sono tutti i miei blush, alcune palette. Questo bronzer di Morphe, raga, che è super. È veramente super, super caldo, raga. Poi abbiamo i miei blush amatissimi di Too Faced, di Tutti Frutti, sapete che li adoro. Abbiamo i miei nuovissimi blush di Nabla e raga, cioè vi faccio vedere Lola come l'ho già ridotto e mi è arrivato da tipo 2 settimane. Fate, Vobis, sto usando solo questo blush. Pazzesco. Poi abbiamo Kylie Cosmetics, anche questo uno dei miei prefi. Poi abbiamo Luminoso di, penso che questo sia nella collezione make-up di tipo tutti. Segue il make-up da almeno 5 anni, cioè pazzesco. È solo che è un po' troppo chiaro per la mia complexion. Questo è il Milani Luminoso. Poi vabbè, raga, abbiamo Becca, adoro le polveri di Becca. Un blushino di Nabla, insomma un po' di tutto, Colourpop, MAC, questo è favoloso, questo è un Extra Dimension, sì, Extra Dimension Blush. Voi sapete, raga, che sono una fan accanita dei blush luminosi e questo è bellissimo, è tipo un arancione che vira all'oro, bellissimo per l'estate. Blushino di Milk in crema, blushino di Fenty Beauty in stick. Devo ammettere che i blush in stick li uso molto poco e qua invece sono appena arrivati quelli di Super Fluid e ne ho provato uno, non è male perché è uno di quei blush che si asciuga sulla pelle, sapete, per le pelli grasse è importantissimo perché i prodotti cremosi vanno solo ad aumentare l'uscita di sebo. Poi là abbiamo alcuni prodotti, questi sono illuminanti di Fenty Beauty, ma raga, immaginate che questi li uso come blush perché, come potete vedere, dove vado con gli illuminanti di questi colori. E questo, raga, 2 estati fa me lo sono mangiato e non vedo l'ora di riutilizzarlo perché ogni volta che lo vedo mi viene solo in mente l'estate e io sapete che sono una fan accanita dell'estate, quindi voglio assolutamente portarmelo perché mi fa venire proprio in mente un cocktail super tropicale e adoro. Mi ricordo, raga, che quando era Villa Sea News, quindi tipo 2 anni fa, usavo solo ed esclusivamente questo blush e non so perché ho smesso di utilizzarlo perché è bellissimo. Raga, qua abbiamo un ombretto di Illa Masca che ho preso perché Niki Tutorial lo usava come prodotto per fare bronzing, che è un ombretto di Illa Masca che si chiama Hair In. Raga, quando ero veramente, veramente super pale, questo era pazzesco. E nulla, questo avrà tantissimi anni ormai. Questo bronzer Marc Jacobs, raga, io lo adoro, vado pazza per questi bronzer di Marc Jacobs, questo è il secondo che compro. Provatelo assolutamente, raga, perché è veramente fenomenale questo bronzer e poi è enorme. Top.
e profuma di cocco. Poi qua abbiamo bronzer del momento, Gucci Beauty, favoloso raga, i nuovi bronzer Nabla. Questo raga che l'ho mangiato l'estate scorsa, un bronzer di Chanel, in realtà è una cipria, ma guardate che raga il buco. Altro bronzer fenomenale dell'estate scorsa, che mi ha accompagnato tutta l'estate scorsa, Fenty Beauty. Anche questo raga un po' si vede il pan. Butter Bronzer di Physician Formula. Poi abbiamo Make Up For Ever, il Profusion, che non mi fa impazzire la texture perché va veramente pigiato il pennello, perché è una texture quasi gel che diventa polvere. Stessa cosa vale per questo bronzer di MAC. E neanche questo mi fa impazzire. E poi ho questo bronzer di Becca, che era una collezione limitata, e non so cosa farmene onestamente. Anzi, fatemi sapere sotto i commenti cosa posso fare di questo bronzer, perché è inutilizzabile raga, cioè parliamoci chiaro. Ho provato a mischiarlo, diventa un blush, non si capisce bene, non lo so. Non so cosa fare di questo bronzer, quindi boh, fatemi sapere sotto i commenti, perché non voglio buttarlo, perché è bellissimo raga, è proprio aesthetically pleasing. E poi le polveri di Becca raga sono una garanzia. Poi abbiamo un bronzer che mi inviò per la collezione natalizia Too Faced, e raga questo è veramente rosso, cioè non si vedrà mai in videocamera, ma raga è rosso, cioè questo è un blush per me. E poi vabbè, i miei amatissimi bronzer Anastasia, Beverly Hills Cosmetics, Morphe, Natasha Denona, chi più ne ha più ne metta. Letteralmente il cassetto di fianco a quello dei bronzer è appunto ovviamente dedicato a tutti i miei illuminanti. Abbiamo un po' di tutto, abbiamo Jeffrey, che questa formula raga non è che mi fa impazzire, lo tengo qua giusto perché è aesthetically pleasing. Questi già sono meglio, molto molto meglio di Jeffrey. Abbiamo questo qua di Jaclyn Hill, super luminoso raga, ma devo ammettere che ultimamente i miei illuminanti del momento sono illuminanti in crema. E qua abbiamo Super Fluid, bellissimo. Questo qua di Charlotte Tilbury raga, che si chiama Beauty Light Wand. Peccato raga per l'applicatore, perché questo va schiacciato e esce un botto di prodotto raga, cioè veramente tanto, ma il prodotto all'interno è fenomenale. Ultimamente mi piace un sacco mixare il Beauty Light Wand di Carlotta Tilbury con questo on top, che è How Many Carats di La Bellezza di Fenty. E questo raga praticamente è glitter pressato, fate vobis quanto l'ho utilizzato, è stupendo, stupendo. Il mio amatissimo illuminante di Milk Makeup, sempre in stick cremoso nella colorazione Elite. I miei due illuminanti in polvere Libra di Anastasia Beverly Hills, che raga sono di uno spesso, ma la sera sono di un bello, soprattutto questo qua bianco per le pelli chiare. Abbiamo l'illuminante della collezione Orgasm di qualche estate fa, ed ero e sono troppo chiara adesso per questo. Artist Couture, The King of Highlight, ottimo, ottimo illuminante. Ottimo, ottimo, ottimo illuminante. Abbiamo i miei amatissimi Colourpop, che sapete. E poi uno di Nabla, di una collezione limitata. Qua raga abbiamo sempre Becca Milk Makeup, questo preso a Los Angeles. Eccolo qua raga, bellissimo, super super bello. E poi anche questo preso a Morphe Store LA, che secondo me è identico a quello di Milk, ed è Rodeo Drive di Ofra. Stupendo raga, bellissimo. E poi raga, questa chicca ve la dovevo troppo far vedere, è un cream color base di MAC, vecchissimo raga, di una collezione che fece MAC con Rihanna. Raga, non avete capito la bellezza, ed è ancora stupendo, bello bello bello, si chiama Diamonds. In ogni caso raga, cream color base, se vi piacciono gli illuminanti cremosi, sono ottimi perché comunque non vanno a dividere la base, almeno questo non lo fa, ed è ottimo anche per pelle mista grassa. Io ultimamente uso solo illuminanti in crema perché sono veramente molto più belli sulla mia pelle, perché fanno proprio effetto bagnato come piace a me. E questo raga, un cimelio talmente bello che non posso liberarmene, stupendo. Eccolo qua nella colorazione Diamonds. Abbiamo un Basic Marble in collaborazione con Basic Gaia, questa è la colorazione Ecstasy, che è la mia preferita fra tutte le colorazioni, ed è appunto questo dorato con riflessi lilla, stupendo, bellissimo, ottimo. Là in fondo abbiamo tipo uno di Too Faced, che non so cosa farmene onestamente, che è quello nella box tipo dell'anello. E basta. E poi vabbè raga, siete cariche? Si iniziano con i cassetti grossi. E qua abbiamo tutte le mie palette raga. Abbiamo palette viso e poi palette occhi. Questa qua che devo ancora aprire di MAC. La Shane Dawson Controversy.
Poi una Pat McGrath, abbiamo la Lunar Beauty, Life's a Drag, molto molto valida. Raga, qua veramente un casino di roba. Vediamo se riesco ad aprirvele. Eccone una. Juvia's Place, queste le adoro, ho tenuto quelle colorate, raga. Guardate che meraviglia. Questa è la The Zulu by Juvia's. Poi abbiamo Nude by Huda, The New Nude by Huda Beauty. Questo è proprio un cult, raga, un classicone. Eccola qua. Poi abbiamo questa che non so effettivamente cosa ben farmene. Penso alla Declutter Rock, la Gingerbread Spicy, quella del Natale scorso. E raga, onestamente, è bella, ma cioè, capite bene, raga, che cioè, non posso tenermi tutto quello che mi arriva. E quindi, boh, ha un profumo buonissimo. Adesso vedrò cosa fare. Qua abbiamo tutte le mie Anastasia. Questa forse è la mia prefe. Di tutte quelle che ho, che è quella di Amrezy, ed è anche quella più grande. Guardate che meraviglia questa palette, super super bella. E avete veramente un pochino di scelta in più. Poi abbiamo quella di Jackie Aina, che era in edizione limitata, molto molto bella, se siete amanti dei rossi, dei viola, dei rosa. Guardate che meraviglia, stupenche. Poi abbiamo quella in collaborazione con Alyssa Edwards. Eccola qua, che è una drag di RuPaul Drag Race, anche questa raga, bellissima, if you like to play with colors, ottimo, ottimo, raga, la qualità di Anastasia Beverly Hills, lo sapete, penso siano tra le mie palette preferite, e poi vabbè abbiamo la Riviera, Soft Glam, Norvina, Subculture, Mother Renaissance, e poi vabbè raga, qua abbiamo le palette di Nabla, eccole qua, Poison Garden, Secret Palette, poi abbiamo la Dreamy 2 che è stupenda. Guardate che meraviglia questa palette, forse è la più bella di Nabla mai uscita so far. Poi qua abbiamo il kit Morphe x Jaclyn Hill e queste le ho tutte e quattro. Onestamente, raga, non so veramente, non le uso veramente mai, devo dirvi la verità, però le tengo proprio per puro collezionismo, cioè molto molto carine, ve ne faccio vedere una proprio random. Eccola qua, sono mo molto valide, raga, però capite bene che boh. Però le teniamo per collezionismo perché mi piace molto il pack. Abbiamo le mie amatissime Natasha Denona, questa raga, un po' fuori il trend dei colori di quest'estate, ma wow. Che linda, ragazze, stupenda. Poi abbiamo questa che è la palette che veramente ho più usato in questo 2020, che è la Mercury Retrograde di Huda Beauty. E questa, raga, la adoro. Soprattutto questo colore qua, raga. Stupendo, stupendo. Natasha Denona, e questa, raga, non l'ho mai usata. E mi vergogno a dirlo perché, raga, vorrei tantissimo, ma non ho veramente più. Cioè, ho due occhi, raga. E questa è la Metropolitan. Guardate che meraviglia. Mai usata, vabbè. Poi abbiamo Norvina. Stupenda, raga, stupenda. E poi l'ultima arrivata, che è la Tati Beauty. E questa non è che è l'ultima arrivata, è che è arrivata mentre ero in quarantena a Roma. E anche questa è molto, molto bella. Se riesco ad aprirvela e farvela vedere. Eccola. Qua in tutto il suo splendore. Stupenda, raga. Guardate che meraviglia, il glitter. Bellissima, bellissima. Alien di Jeffrey. Abbiamo la Morphe x James Charles The Mini Palette. Ragazzi, veramente qua è un casino farvi vedere tutto, però immaginate che, cioè, vedete proprio. Poi qua sotto ce n'è una di Morphe, raga, bellissima. Fatevi un bello screenshot. Eccola qua, raga, super, super, super valida. Non è molto in stagione, però è molto bella per, non lo so, l'autunno la vedo tantissimo. E questa qua, come si chiama? Artistry Palette 18B. Stupenda, raga, fatevi uno screenshot. Poi abbiamo la Conspiracy di Jeffrey con Shane Dawson. Tutti la conoscete, qua abbiamo la Blood Sugar, sempre di Jeffrey, poi abbiamo la Blue Blood, sempre di Jeffrey, questa raga è la mia prefe, la adoro proprio a livello di packaging e tutto, che ovviamente è tutta sparata dalla luce, però ve la apro così ve la potete godere all'interno, è proprio Blue Heaven, raga, proprio se vi piacciono i blu,
pazzesca, e questa penso sia la mia preferita di Jeffrey. No, forse la mia preferita di Jeffrey è questa, me la stavo dimenticando, sono una matta. La Jawbreaker, guardate che buona questa, raga. Ecco, questa è una palette che se amate i colori, siete collezioniste di make-up, questo è un pezzo da avere. Cioè, period. Adesso se riesco ad aprirla, raga. Eccola qua. Ma stiamo scherzando? Raga, ma stiamo scherzando la bellezza? Io la trovo veramente particolare, ci sono dei colori molto particolari, ottima la qualità, bellissima. Questa ragazza, se state cercando roba colorata e particolare, è ottima, è unica nel suo genere, raga. Cimeli, cimeli, cimeli. Qua abbiamo la Naked. Penso che questa palette avrà almeno 11 anni, non lo so. Sì, questa raga è la palette che ho utilizzato dove ho utilizzato trucchi vecchi di 10 anni. Raga, questa l'avrò presa almeno nel 2011. Non posso buttarla, cioè è proprio un ricordo. E qua abbiamo alcune palettine per il viso, Contour Kit di Anastasia. Raga, questo penso che veramente sia uno dei contour kit che ho più utilizzato nella mia vita. Il light to medium e le cialde scure. Io, raga, le mischio proprio tutte insieme e vado e mi faccio il contouring. Cialde fenomenali, raga, deliziose. Ottima la qualità. E questa è una palette di Natasha Denona, raga, che non ho quasi utilizzato mai. Questa qua. Molto molto bella, però non si capisce nulla. Eccola qua, molto molto bella, raga, però è veramente troppo grossa, non è una cosa che cerco, però questa per collezionismo la tengo perché è molto molto carina, soprattutto per questo illuminante. Soprattutto per questo illuminante qua, lime, che voi non vedrete mai. Qua, raga, ho un cimelio che ho utilizzato non so quanto. Questa l'ho proprio consumata, l'Anastasia Dream Glow Kit. Quanto è bella questa palette di illuminanti, raga. Ma stiamo scherzando. Raga, la particolarità di questi illuminanti non si riuscirà mai a cogliere in video, ma io vi assicuro che è di una particolarità, di una bellezza, raga. Wow. Forse è un po' spessa, ma i colori sono divini. Sotto alle palettone di ombretti abbiamo una situazione un pochino più scarna, ma molto molto utile per me. Come potete vedere abbiamo tutte palettine sfuse, Nabla, Charlotte Tilbury, tutta una serie di palettine che utilizzo, queste quale devo ancora aprire, Fenty, Huda, Fenty, Natasha Denona, quelle nuove di Nabla. Questi glitter, raga, quanto sono special, bellissimi. Se non ce l'avete questa palette, vi prego, andatevela almeno a sbocciare e poi capirete. Poi qua abbiamo tutto il mio paradiso di ombretti liquidi. Ce n'è per tutti i gusti, raga. Cioè, veramente qua dentro. Questi gli ombretti liquidi io li amo proprio perché sono bellissimi. Vedete, sono tutta questa purpurri di glitter. Stupendi. Questo di Lotti London, raga, lo adoro. E questo si chiama Denied. Denied. No. Denied. Questo si chiama Denied, Denied, molto molto bello, raga. Lotti London, po' costa poco, è di super qualità. Anche quelli di Pixi sono bellissimi, raga, ottimi. Questo qua preso a New York di Violet Voss, bellissimo, raga. I'm obsessed with liquid eyeshadow, you guys. I love liquid eyeshadow so much. Adoro. Poi abbiamo ombretti sfusi di ogni tipo. Questo qua, questo è un mix, raga, questo è un altro di quei cimeli. Questo, raga, è un altro cimelio, Mix in Medium Shine di MAC. Raga, ci tengo troppo, non riesco a buttarlo, sarà super scaduto. Ombretti di Marc Jacobs in edizione limitata che si chiamavano tipo Sequins qualcosa, non vi faccio neanche vedere perché non ci sono più. Ombrettini sfusi di neve, un po' così situazione. Qua abbiamo pigmenti glitter di MAC, tutti quanti, questi raga della Wonder Woman Collection, una collezione vecchissima, una collezione raga super vecchia di MAC, incredibile, ce l'ho ancora, ma di glitter non scadono, no? Poi abbiamo questi raga a forma di stellina, how pretty, bellissimi sempre di MAC. E poi raga abbiamo i miei preferiti di MAC che sono gli Iridescent White, che io vuoi dire? Questo qua di Glossier, molto molto bello. Favola, raga, bellissimo. Questo qua è in pasta, in gelatina. Tutti
cose di glitter, situazioni, LA Splash ce le hanno regalate, il Cosmoprof Glitter Glue, vecchissima raga di Too Faced, cioè, raga, questo sarà veramente un altro di quei cimeli, ma non riesco a buttarla. Glitter, glitter, di tutto e di più. E poi qua abbiamo la sezione primer occhi, quindi abbiamo il mio trusty, P. Louise, Fenty Beauty, abbiamo Be Perfect, Urban Decay, Anastasia Beverly Hills Cosmetics, insomma, di tutto un po', e questo è il mio cassettino, quello un po' più vuoto, un po' più calmo, un po' più low key, eccolo qua. Poi qua abbiamo ancora due ombretti di Huda Beauty liquidi che devo ancora aprire, non so perché sono qua, e la E My Birthday Suit di Moolah Cosmetics. Questo qua invece, raga, è uno di quei cassetti dove ho i prodotti labbra, quelli colorati, perché non vado a cercarli mai i miei prodotti labbra colorati, quindi li ho messi in questo cassetto. Quando so che devo utilizzare delle labbra colorate, eccoci qua. Poi qua abbiamo la mia collezione di MAC, questo raga che è un cimelio, che era la collezione di Kelly e Sharon Osbourne, che sono appunto la figlia e la moglie di Ozzy Osbourne, se conoscete. Eccoci qua, e avevano fatto una collezione con MAC tutta sold out. Questa è stata l'unica cosa che sono riuscita a prendere. Fate, Bobis. Un'altra collezione limitata di MAC, raga, ne ho buttati tantissimi perché di MAC avevo tipo 100 rossetti, penso almeno, ma poi ho detto declatteriamo. Io sono una raga che quando declattera, declattera duro, raga. Infatti, qua abbiamo questo rossetto della Archie Collection, vecchissima, penso sarà almeno 2010, raga. Ed è un rossetto sheer plum, che dici tu, quando mai lo utilizzerai? Mai, però è bello il pack e ci sono affezionata, quindi lo tengo. E in questo reparto, raga, non è che mi soffermo molto perché sono proprio quei rossetti che utilizzo quella volta ogni tanto, appunto perché sono colori che non utilizzo. Cioè qua, raga, letteralmente ci sono i colori che io non utilizzo spesso e volentieri, quindi proprio tipo i fucsia oppure quei nude che io non utilizzo, insomma, che non mi stanno bene. E poi abbiamo matite labbra, ah, qua abbiamo dei rossetti di Kylie che non so perché siano qua, ma vabbè. E insomma, questa è la panoramica. E là dietro ci sono bicchierini vuoti, il kit di Deborah che l'ho tenuto ancora in scatolato lì, tutto carino. Là dietro c'è un kit natalizio di Too Faced. Insomma, questa è la situa. Alcuni rossetti di Fenty che non utilizzo. Là abbiamo dei rossetti glitterati super carini di Too Faced, raga. Sono super, super particolari, super, super carini. E quindi nulla, raga, questo è il cassetto di quei rossetti che utilizzo molto meno perché o sono quelli colorati che non utilizzo mai, oppure sono proprio colori che o non mi stanno bene o non mi ci vedo al momento, ecco. Ultimo cassetto, raga. Va pure fuori fuoco la videocamera. Bam! Questo, raga, è il cassetto di tutta la roba che devo ancora aprire, utilizzare, testare, provare, raga. Un macello. Un macello, raga, vi faccio proprio una panoramica, ma come vedete proprio sta esplodendo. E là ci sono poi vabbè, ci sono anche i miei backup di ciglia finte, come vedete, i nuovi illuminanti corpo Nabla, backup di spray di Morphe, fondi, correttori, qua c'è un po' di tutto, Benefit, robe per occhi, labbra, pennelli, pennelli, palettine, qua ci sono prodotti un po' per la complexion, illuminanti, spugne, di tutto e un po', ame, che vi dico. E anche l'ultimo cassetto è andato, raga, non vi sto a far vedere perché come vedete, raga, è un macello, ma sapete che questi sono proprio, questo è il mio stock, lo stock delle cose ancora non aperte, un po' così, un negozio, raga, e nulla, questo è quanto. Voilà. Raga, vi dico solo che sono le 3:30 e io da mezzogiorno e mezzo che sto registrando questo video. Penso uscirà orribile. Se siete arrivati fino a questo punto, grazie. Non pensavo ci volesse tutto questo effort per girare una makeup collection. Vi chiedo scusa per quello che avete visto, raga. E nulla. In ogni caso, grazie di essere arrivate fino a qua, grazie di aver visto questo video. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, anche solo per l'impegno, vi prego. E grazie come al solito di supportarmi e sopportarmi, e non mi stancherò mai di dirvelo, soprattutto se siete arrivati fino a qua, ripeto. In ogni caso, a me vi mando un big kiss, and as always, keep slaying bitches. Io, ragazzi, scusatemi. Love you girls. Bye!